la prima cosa che mi viene in mente è un ragazzo educato e tanto rispetto, la prima cosa che mi viene in mente. È una persona che a noi ha dato tanto e ci è stato tanto a sentire, per questo poi alla fine è diventato quel che è adesso. La box è difficile da spiegare, cioè le emozioni che ti dà la box non sono semplici da trasmettere, soltanto se l'hai fatta la box riesci a capire quello che provi, perché spesso il pugile passa da quello, ma che cavolo, passi, vai sul ring, vai a prendere le botte, ma in realtà è indescrivibile, cioè quello che uno prova e sente già dal... Il primo momento in cui uno fa il sacrificio per venire in palestra dopo una giornata di lavoro e torna a casa nuovo, e poi lo step successivo è quello del match, di preparare un incontro, salire sul ring, e poi l'emozione che uno prova quando sale sul ring a combattere non si può spiegare se non l'hai fatto la boxe, è difficile davvero. Che ti voglio dire di lui, che è stato è uno di quei primi che mi ha fatto prendere l'aereo, perché l'avevo mai preso l'aereo in vita mia, mi ha portato in Sardegna, a campionati italiani, seconda serie, che abbiamo vinto. E da lì Alex è cresciuto. Da quando ha vinto il campionato italiano, seconda serie, poi ha fatto proprio il salto di qualità. Il primo titolo italiano l'ho vinto nel 2003. Questo mi ha permesso di entrare in nazionale e fare un po' di esperienza. Ma la svolta è stata nel 2005, quando ho vinto il mio secondo titolo italiano assoluto, che mi hanno chiamato al Centro Sportivo Olimpico Esercito e ho potuto lasciare il mio lavoro di operaio tessile e dedicarmi solo ed esclusivamente alla boxe. Quando sali sul ring e ti accorgi che combatti solo per un guadagno e non hai più quell'emozione, quella voglia di salire sul ring, quella paura che bisogna avere per combattere, vuol dire che c'è qualcosa che non va. È un'emozione strana e indescrivibile, difficile da spiegare, però se quella viene a mancare... Devi dare una svolta, devi cambiare. Allora, Humble, posso dire Humble, da che è venuta. Lui è un bravo ragazzo, è stupendo. E Humble viene perché Humble vuol dire l'umile, no? Però è ambizioso, no? Lui dice io sono umile, ma di umiltà c'ha poco, nel senso, perché lui è ambizioso, ma è giusto se è così, no? Quando si vince i campionati, chiamò il suo figliolo, guardate figliolo, così chiama il tuo figliolo. Enea, dice Enea, ciao, lo sai che ho fatto? Ti ho portato la maglia e la medaglia che ti avevo promesso. Capito? Fui all'inizio, mi disse così. Il progetto professionista, ti dico la verità, io non ero tanto d'accordo che facessi professionista all'inizio, no? Perché aveva una certa età, gli ho detto Alex, ma dove vai? Sembra di averti detto, vero? Quando vai, 35 anni, tutto il resto. Poi ho visto fare il primo match, ho detto, sono stato un coglione a dirgli di no perché è talmente forte che alla fine lo merita, dai. Il mio team è composto da due miei grandi allenatori, che sono i miei secondi genitori, Fausto Talia e Marco Bini, ci sono cresciuto, e Pierpaolo Calipo, che è stato un mio collega pugile e adesso è diventato il mio personal trainer, mi dà una mano nella preparazione. Loro sono stati molto importanti per la mia crescita, proprio per la mia educazione. Io credo che, avendo iniziato a fare box fin da piccolo, gran parte del mio carattere lo devo anche alla box e anche alla famiglia pugilistica pratese.
cioè per me è stato tutto molto fondamentale. Quindi loro mi hanno aiutato in tutto il percorso, il mio percorso di vita e tante scelte di vita che ho fatto. Quindi per me sono veramente una famiglia. Nel pugilato ci vuole testa e mente, se non hai questo puoi anche smettere. A volte è meglio essere preparato con la testa, essere motivato al 100% per poter fare cose impossibili, piuttosto che essere preparato fisicamente e non esserci con la testa. A me piace dire sempre che la box per me è una droga buona, non ce la fai a lasciarla. Puoi smettere per 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, ma poi ci ritorni, ci ricadi, fortunatamente.